Stai cercando la pompa di calore per casa tua e vuoi essere tranquillo di rimanere al caldo e consumare poco invece di portarti a casa un debito per tutto il resto della tua vita? Mi chiederai cosa interessa a me che sto costruendo casa o ristrutturando di cosa succede alla pompa di calore. Ti interessa e come? Il portafoglio è tuo quando è ora di pagare le bollette. Se è la prima volta sul mio canale, ricorda di cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella a fianco. Infatti devi sapere che la pompa di calore, in maniera molto semplificata, funziona in questo modo. Questa è la macchina che riesce a recuperare 3 kW gratis dall'aria, 1 kW invece viene dato dall'energia elettrica, quindi energia che tu paghi, per ottenere dall'altra parte 4 kW termici per riscaldare casa. Ovvio che se viene meno l'energia gratuita dell'aria, quindi questi 3 kW, l'unica fonte che viene ad assorbire la pompa di calore è l'energia elettrica che tu stai pagando e quindi la pompa di calore si trasforma in una normale resistenza elettrica perché non riesce più a recuperare l'energia gratis che veniva data dall'aria, consumando una montagna di energia. Come capire allora se sei di fronte ad una pompa di calore commerciale oppure una professionale? Il primo parametro chiave è il produttore, il marchio, cioè l'azienda che produce la pompa di calore. Devi sapere che ci sono aziende che producono condizionatori e a catalogo hanno anche pompe di calore. Se conosci qualche nome di marchio famoso che produce condizionatori, beh, basta fare uno più uno. Infatti, hai mai provato ad accenderlo a dicembre o gennaio? Prova tu stesso a farlo funzionare e dimmi se la batteria esterna non si ghiaccia completamente molte volte durante la giornata. Ma per fortuna il governo tedesco ha testato direttamente le pompe di calore nei loro laboratori. È uscita una classifica dove hanno messo in test diversi marchi di pompe di calore e alcuni marchi che conosciamo tutti molto bene per i condizionatori sono finiti in fondo alla classifica. Poi ci sono marchi che producono caldaie e commercializzano pompe di calore. E sono proprio questi marchi che cercheranno di proporti delle pompe di calore ibride o caldaie ibride, cioè pompa di calore più caldaia. Mi viene la pelle d'oca solo a pensarci. È come se 20 anni fa ti avessero proposto due caldaie al posto di una. Perché se si rompe una o non basta, c'è quell'altra di supporto. Ma di questo argomento ti farò un video dedicato per spiegarti come la pompa di calore ibrida è una truffa tutta italiana. E poi, negli ultimi anni, sono nati dei produttori di pompe di calore. Magari sono anche aziende italiane che hanno visto e fiutato la moda delle pompe di calore. In questo settore però è fondamentale l'esperienza. Fatti dare quindi le prove che producevano almeno da 10 anni. E basta farsi dare i cataloghi di 10 anni fa. Fondamentale poi, se stai scegliendo un marchio, di farti dare le recensioni di chi ha già installato quel tipo di prodotto. Poi cerca direttamente tu le recensioni. Basta che digiti su Google il nome dell'azienda. Se non trovi recensioni, io qualche domanda sull'affidabilità e serietà dell'azienda me la farei. Gli installatori e progettisti che collaborano con me invece utilizzano delle pompe di calore di un altro tipo, di tipo professionale. Adesso te ne mostro una. La pompa di calore che ti ho mostrato prima era da 8 kW termici, esattamente come questa di tipo professionale che pesa ben 220 kg. Perciò, se vuoi continuare a ricevere in anteprima i miei video, ricorda di cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella a fianco.